Amadori è il pollo dei grandi chef. Nelle migliori cucine ci sono solo prodotti di qualità come il pollo campese Amadori allevato all'aperto e il pollo e tacchino Amadori 10+, 100% italiani. Parola di Francesco Amadori. Dall'Alta Valle Savio, gli spicchi più gustosi di Romagna. Quelli del fumaiolo. Solo ingredienti italiani di qualità per una fragrante piadina con il 40% di grassi in meno e senza conservanti. Prova la linea benessere con farine bio ai 10 cereali, al Camut, al Farro e integrale. Fumaiolo, qualità in natura, per dare vita a prodotti unici. Scopri tante appetitose ricette su fumaiolo.com. Pesce pescato ed allevato delizia i nostri palati. Al corso di cucina di Cook Academy, una lezione dedicata al pesce nelle cucine di iCook Test & Share Masterchef Omar Casali. E partiamo niente meno che con una tempura, chef. Beh, diciamo la parte del fritto è una parte sempre sfiziosa, dove noi cerchiamo di proporla sempre in apertura di un pasto, in modo di non lasciarla per ultimo e non gustarla pieno. Apriamo quindi con un fritto. La tempura o il tempura, che cosa significa? Beh, tempura, diciamo, come la cucina è storia, tradizione, è un termine che nasce per indicare lo strumento, la padella, dove si friggeva, tipico del Portogallo, ma ad oggi noi la associamo come questa tecnica di frittura, questa pastella leggerissima, riconducibile ai paesi asiatici. Quindi, quando diciamo tempura in cucina, ci viene in mente il pesce fritto in Giappone, quindi... E invece ha una derivazione quindi portoghese? Il termine è assolutamente sì. Ma c'è un segreto per ottenere una tempura d'eccellenza. La famosa tempura giapponese, quindi, quella croccantezza particolare abbinata alla leggerezza di questo pesce fritto in una maniera semplice, ma che richiede comunque una grande attenzione di preparazione. Beh, come tutti i piatti della cucina, partiamo da ingredienti e tecniche. Le tecniche più adottate, la frittura, ripeto, questa golosità della cucina, fatta di due ingredienti fondamentalmente, farina e acqua gasata. C'è chi adotta un mix di farine per alleggerire con delle farine di riso, però secondo noi, nella nostra esperienza abbiamo visto che ancor meglio di un mix di farine è la freschezza di questa pastella, la leggerezza di questa pastella. Quindi dobbiamo avere un'attenzione nella scelta della farina, ma anche nella temperatura degli ingredienti che comunque andiamo a friggere. Sì, temperatura degli ingredienti e soprattutto temperatura dell'acqua. È veramente un fattore importante per un risultato finale, diciamo d'eccellenza, dove questa tempura deve essere un velo che ricopre l'alimento vegetale o pesce o carne che sia, lo deve ricoprire con questo velo croccantissimo e molto asciutto, conservando comunque all'interno una cottura giusta, quindi mantenendo non un seccume nell'ingrediente, ma quindi comunque la sua succulenza. L'olio naturalmente deve essere un olio di prima qualità e adatto alle fritture.
Sì, rischiamo di essere monotoni, però grande importanza anche nell'olio, nelle caratteristiche, specialmente essendo una frittura, deve arrivare a un punto di fumo leggermente più alto rispetto ad altre preparazioni. E soprattutto, questa è una raccomandazione banale, però è giusto ripeterla, sempre olio fresco. Tempura di mazzancolle e cipolle. E gli ingredienti per 4 persone sono 12 mazzancolle mezzane, 100 g di farina debole, 150 g di acqua gasata, 500 g di olio di soia e una cipolla bianca. Si puliscono completamente le mazzancolle dal carapace, facendo attenzione di eliminare anche il filo dell'intestino. Poi in una ciotola si mescola leggermente la farina con l'acqua gasata ghiacciatissima e nel frattempo si è scaldata una padella a 180 gradi dell'olio per frittura e tagliamo le cipolle bianche a rondelle con uno spessore almeno di 3-4 mm. Poi si pastelleranno sia le mazzancolle che la cipolla in modo da far sì che questa pastella rimanga in modo molto leggero. Verrà versata in olio, cotta velocemente e ben asciugata con carta assorbente. Mondo del pescato declinabile in tutte le ricette, una grande passione degli italiani per quanto riguarda la pasta al pesce. Allora noi vogliamo rifarci la nostra tradizione e proponiamo un passatello alle canocchie. Ma con quale accorgimento, chef? Beh, hai detto bene, Claudia. Una tradizione, siamo in Romagna, quindi riconosciuta mondialmente come la patria dei primi piatti e credo fortemente che un primo piatto rappresentativo del nostro territorio sia il passatello. Partendo dalla tradizione, quindi come lo conosciamo, composto da pane grattugiato, parmigiano, uova, limone e noce moscata. In questo caso l'abbiamo riadattato e contestualizzato ad una stagione. Ti interrompo anche sulla canocchia, visto che lavoriamo comunque su pesce di mercato. Questa mattina, passando dal porto di Cesenatico, era una particolare condizione di mare, abbiamo trovato dei granchi per Quindi la preparazione. Quindi un passatello al sugo di granchio, perché è bello giocare comunque con gli abbinamenti in base a quello che ci propone il pescato e la pescheria, ma un pesce comunque che si abbina al passatello deve comunque sempre essere un crostaceo perché ha delle caratteristiche particolari o possiamo utilizzare qualsiasi tipo di pesce? E secondo me non c'è, il pesce da abbinare a un passatello è un pesce comunque che abbia un'identità, abbia un sapore, perché comunque conosciamo bene, no? Questa sapidità del passatello di per sé e quindi dobbiamo andargli a braccetto questa sapidità, sicuramente non contrastarla ma assecondarla. Un altro gioco con la nostra tradizione è l'abbinamento a un vegetale particolare che è lo strigolo o strigolo.
siamo nella profonda Romagna, abbiamo abbinato un passatello, un'altra diciamo vegetale che è entrata nelle nostre cucine, veramente nella memoria della nostra tradizione culinaria, questi stridoli, questa tipica erba che si utilizzava per fare questi sughi, tagliatelli, strichetti, lunghetti a seconda delle varie zone. Che poi è un'erba che si trova in tutta Italia e prende il nome poi strigolo, campanello, schioppetto, come si vuol chiamare, perché comunque al strisciarne fra le mani fa un particolare rumore. Secondo me è sempre più interessante del rumore particolare, poi è bella anche la storia e alla fine il gusto che dà a una pietanza, nonostante sia un ingrediente vegetale. Noi pensiamo che i forti sapori vengano da altri tipi di ingredienti, dai grassi, dai pesci, però la parte vegetale, poi come vediamo in tutte le ricette che faremo insieme, è sempre una componente importante e lo stridolo anche in questo passatello darà comunque una sua identità. Un'identità alla quale è abbinato una vongola, ma chef, lupino o verace? La risposta giusta sarebbe esistono vongole diverse dai lupini. La verace non è una vongola che ci appartiene, è una vongola importata, il nome scientifico è Venus finifilarium, comunque anche questa viene dalla parte asiatica, però è una vongola che per le caratteristiche del nostro mare, del nostro fondale, ha attecchito, è una vongola che in alcuni periodi ha avuto un mercato importante. È una vongola, non ricordiamo che dietro gli ingredienti che noi utilizziamo ci sono delle economie che si sostengono. Negli ultimi periodi, nel fermo pesca biologico che stanno imponendo alle varie capitanerie, i pescatori si stanno adattando in quel mese, 40 giorni, anche alla coltivazione proprio di queste vongole. Quindi chiamiamola comunque un dare continuità a un'attività lavorativa. Dare continuità a un'attività e dare continuità a una tradizione con questa proposta, quindi il passatello con un sugo di vongole, strigoli e granchi. Perfetto. Passatelli in brodetto di granchi, vongole e stridoli. Gli ingredienti per 4 persone sono 5 uova, 200 g di parmigiano grattato, 200 g di pane grattato, 12 granchi, 1 kg di vongole, un mazzo di stridoli, uno spicchio di aglio, 60 g di olio evo, un limone naturale e 2 scalogni. Si miscelano pane e parmigiano in una terrina e si versano le uova precedentemente sbattute. Si impasta bene per ottenere il composto dei passatelli, si copre con della pellicola e si fa riposare in frigorifero. Nel frattempo si fa rosolare dell'aglio in camicia, dove verranno messe le vongole lavate precedentemente e spurgate con acqua e sale, e una volta arrivate a cottura si sgusceranno e si terranno con la loro acqua e facendo in modo di eliminare tutta la sabbia. In una padella si farà rosolare dello scalogno a julienne con dell'evo. Si metteranno i granchi precedentemente puliti, mi raccomando la freschezza dei granchi, è importantissima. E si unirà l'acqua delle vongole e si farà cuocere per un qualche minuto insaporendo col pepe. In acqua bollente salata, con il tipico attrezzo, si prepareranno i passatelli. Una volta cotti si scoleranno e si aggiungeranno in questo sugo di granchi e acqua di vongole e si mantecheranno alla fine con l'olio evo, gli stridoli e il frutto delle vongole e prima di servire si metterà la grattata del limone. Possiamo abbinare il passatello ad un vino, chef? Decisamente, comunque il piacere della tavola è tutto tondo, rimarrei sempre con un vino del territorio come è l'interpretazione di questo piatto, andrei su Bartolini, comunque un mercato saraceno, piena Romagna, con questo vino lavorato a spumante. Quindi passatelli spumante.
un pugno di riso e si può andare in paradiso. La tradizione culinaria italiana è ricca di proposte a base di riso. Il famoso risotto da 1000 anni, dalla Sicilia al nord Italia, famosissima poi la zona dell'Oltrepò. Ma non ci vogliamo fermare al risotto al pesce, ma questa volta, chef, vogliamo proporre i risi. Sì, è un'interpretazione di un prodotto che rappresenta veramente l'italianità. Il riso è una storia bellissima, fatta di tradizione, di economie. Ci sono anche parecchi capolavori cinematografici che riprendono questa vita, queste delle mondine, queste stagioni proprio del riso, ed è uno spaccato d'Italia storico importante. Li vogliamo nobilitare o comunque dare una nuova veste, ma non perché la vecchia del riso non vada bene, anzi, è un grande prodotto. Questo è un piatto pensato per l'estate, dove comunque le mantecature le cerchiamo di eliminarle per non appesantirle con i grassi, e soprattutto è un piatto pensato per le tendenze, dove i risi vengono abbinati a spezie e in questo caso a crostacei. Si gioca comunque in questo ventaglio di sapori, di consistenze, pescando anche da altri paesi come l'arachide, come il curry, delle parti nelle speziature. Infatti qui abbiamo portato due tipologie di curry che danno questa freschezza, questa piccantezza e questa parte intrigante al piatto. Non ultimo, in abbinamenti, per contrasti, per abbinamenti, per acidità, sia gli oli che il vino. Il vino, come ne parlavamo prima, non tanto in cottura, perché secondo noi l'acidità la troviamo negli ingredienti che andiamo a portare, ed è un'acidità più pulita. C'era la comunque tradizione di tostare il riso con il vino. Famoso risotto al pesce canonico della costa adriatica e tirrenica. Sì, noi quando lavoriamo sui risotti in generale e nello specifico di pesce, la parte di acidità data dal vino la cerchiamo di recuperare in altri ingredienti, come può essere la freschezza, l'acido fresco del pomodoro, dell'acqua di pomodoro, come può essere la parte acida data in mantecatura dell'olio. Comunque nel risotto sono veramente scuole di pensiero, tecniche, dove secondo me quello che va salvaguardato, a prescindere da quale tecnica si voglia sposare, comunque è la salvaguardia del prodotto, della distinzione dei sapori e comunque di una salubrità generale del piatto. Quindi una salubrità che ritroviamo proprio in questa proposta, perché comunque abbiamo i colori più rossi, più scuri dei risi, che comunque caratterizzano un prodotto antinfiammatorio, quindi un prodotto che contiene il famoso colore scuro dei mirtilli, quindi un antinfiammatorio per l'eccellenza, e ancora comunque spezie che sono antiossidanti, la mela verde, l'olio evo e tutto il bene e il buono dei crostacei con i loro omega 3 e tutte le loro proprietà nutritive e nutrienti. Sì, questa abbiamo giocato proprio chiamandoli risi, non risotto, proprio perché queste varie tipologie, oggi ne abbiamo portate 4, ma potremmo veramente spaziare senza problemi. Comunque, rispettando i tempi di cottura, viene fatto un assemblaggio finale. Sono praticamente 3 fasi distinte: cotture del riso a vapore o bollite, preparazione della salsa e la cottura del crostaceo, e vengono assemblati in un piatto fresco, uno dei piatti più decisamente più apprezzati e più richiesti comunque nei locali dove viene presentato. Quindi nuova tendenza, i risi al pesce. Risi al bergamotto, mazzancolle e curry. Gli ingredienti per 4 persone sono 25 g di riso basmati, 25 di riso venere, 25 di riso rosso, 25 di riso integrale, 12 mazzancolle, una cipolla bianca, una mela golden matura, 20 g di cucchiaio pasta curry rosso, 20 g di pasta di curry giallo e una foglia di alloro. 200 g di latte di cocco, 20 g di arachidi salate, un bergamotto e 40 g di olio evo.
si fanno cucinare separatamente i risi rispettando i vari tempi di cottura in acqua bollente salata, poi si scolano e si fanno raffreddare. Si fa rosolare della cipolla con l'alloro e un po' di olio evo in una casseruola, poi si aggiungono le paste di curry e la mela, si fa leggermente tostare, si aggiunge il latte di cocco e si fa cucinare per circa 15-20 minuti, si toglie la foglia d'alloro, si frulla il tutto e si aggiusta di sapidità. In un'altra padella che si fa scaldare con un po' di olio evo, si rosolano velocemente le mazzancolle facendo in modo di rispettare sempre la loro cottura e poi si assembla il piatto riscaldando a vapore le varie tipologie di riso, condita all'ultimo con una scorza di bergamotto, si mette sul fondo del piatto la salsa al curry. Si accompagnano queste mazzancolle saltate e si sbriciano sopra queste arachidi salate che daranno questa croccantezza e questo ulteriore spunto di sapidità. Dall'Alta Valle Savio, le paste del fumaiolo. In pochi minuti potrete portare in tavola primi piatti gustosi e genuini. Dalla tradizione romagnola, tortelletti, gnocchi, cappelletti, strozzapreti e tante altre specialità preparate proprio come una volta, con i migliori ingredienti italiani. Fumaiolo, qualità e natura per dare vita a prodotti unici. Scopri tante appetitose ricette su fumaiolo.com. Amadori è il pollo dei grandi chef. Nelle migliori cucine ci sono solo prodotti di qualità come il pollo campese Amadori allevato all'aperto e il pollo e tacchino Amadori 10+, 100% italiani. Parola di Francesco Amadori. Forno Bassini. Farina, acqua e tanta pazienza. Pane all'acqua Bassini, dal nostro forno a tutte le vostre case.